Salve e ben ritrovati con l'altra campana, il nostro spazio quotidiano di approfondimento, che sarebbe stata una campagna elettorale breve, lo sapevamo, ma ormai volge quasi all'ultima fase, manca pochissimo. Ve l'ho già detto nei giorni scorsi: controllate la tessera elettorale, perché sennò poi nei comuni, negli uffici elettorali, il giorno del 4 marzo si fanno le file perché ci si accorge che la tessera manca degli spazi per apporre il timbro. Sempre spazio elettorale, soggetto alla parcondicio. Eh, la nostra ospite oggi è la candidata sulla Camera a Foggia per il centrodestra Michaela Di Donna. L'avevamo già vista nella trasmissione dedicata alle, ai parlamentari di Foggia. Uh, insomma, ormai manca poco di donna. Qual è, dottoressa qual è il clima dei cittadini? C'è ancora una fetta ampia di astensionismo? O secondo voi, che siete, uh, come dire, pancia a terra, si sta assottigliando? Io sto facendo una campagna elettorale eh, incontrando il più possibile la gente, entrando nelle loro case, cercando un contatto diretto. Quando cerco questo contatto, quando trovo questo contatto, riscontro il desiderio di voler partecipare, perché probabilmente si comprende anche nel rapporto con chi si candida, eh, si comprende la necessità di dover dare un contributo, anche perché io a tutti dico e ricordo che anche se non ti vuoi occupare, della politica la politica si occuperà sempre di te e quindi è necessario eh, poter rappresentare il proprio pensiero nelle urne. Detto questo che quindi è l'attività che io svolgo co costantemente ho svolto in tutti questi giorni di campagna elettorale, mi rendo conto che la disaffezione, perché l'astensionismo è l'altra la, faccia della medaglia che nasce dalla disaffezione dalla politica è effettivamente un dato sensibile, un dato concreto che riscontro nella gente. Purtroppo la politica non ha dato sempre il miglior esempio e quando si perdono gli esempi viene meno la fiducia e noi stiamo lavorando proprio per recuperare questo gap. Uh, I sondaggi sono silenziati uh, e in questi giorni i giornali fanno i calcoli più o meno su come, se ci sarà. Molti sono gli osservatori che ritengono che questa legge elettorale non consentirà a nessuno di avere una maggioranza e il rischio veramente di un vuoto o di tornare a votare. Eh, C'è questo rischio secondo voi? Io incontro l'auspicio e la volontà dell'elettore di credere in un progetto. Significa che in questo momento bisogna avere la consapevolezza del rischio al quale andiamo incontro cioè dare all'Italia una nuova fase di eh, non governo di precarietà e quindi insisto molto nel chiedere alle persone di andare a votare e di indirizzare il voto in modo consapevole io sono certa che riusciremo a raggiungere quella percentuale che consentirà al centro-destra di diventare forza di governo in Italia e soprattutto sono convinta che la differenza la faremo sui collegi nominali, perché voglio ricordare soprattutto per quanto riguarda il centrodestra nelle liste alla Camera così come al Senato sono stati candidati per una percentuale molto alta, circa l'80% persone nuove, persone che vengono, hanno un'esperienza politica e penso al mio caso, oppure che più di esperienza mi piace raccontarla come militanza politica oppure parti della società civile che hanno deciso di impegnarsi in questa importante sfida proprio per poter dare al nostro paese la speranza di un futuro. E in questo vedo ad esempio la nostra candidata per il Senato Antonella Spezzati. Secondo me, questo binomio che riguarda la nostra terra, ma è presente in tanti altri collegi d'Italia, um, sarà la chiave di volta per poter raggiungere quella percentuale che consentirà al centro-destra di, di vincere prima e di governare poi. Uh, il um, Utrend uh, che fotografa e sta facendo un lavoro straordinario rispetto a tutta una serie di fascicoli eccetera ha uh, evidenziato che in questa campagna elettorale ci se ne accorgeva già così dai temi Sicurezza e immigrazione sono state bandiere sventolate a destra, a sinistra e al centro, mentre è stata sono stati assenti da questa campagna elettorale alcuni temi e sottolineava come quello della salute e come quello dei diritti civili. Lei su questi due grandi fronti che poi riguardano a tutti i cittadini perché poi la salute non guarda in faccia a nessuno qual è la posizione di Forza Italia per esempio sulla questione della salute, della sanità e sui diritti civili allora io partirei dal secondo tema quello dei diritti civili non è vero che non si è data attenzione a questo tema, soprattutto è stato un tema che forse può essere più che attenzionato, è stato strumentalizzato dalla sinistra, nel senso che si sono utilizzati i diritti Civili al termine di un uh, periodo di governo dei cinque anni, per poi trasformare queste battaglie in cartelli elettorali. Io credo che siano dei temi sensibili che riguardano l'identità, la vita quotidiana dei cittadini e che meritavano um, una maggiore attenzione un, un maggior, um, una e una, una più approfondita analisi. Penso, ad esempio, allo Ius Soli, rispetto al quale um, io vivo l'essere italiano come essere cittadino di un territorio che ha le sue tradizioni, ha la sua storia, che deve essere rispettata. Lo Ius Soli non può nascere dalla semplice, dal semplice essere nato in Italia, ma è una... È una conquista che si fa ogni giorno sul nostro territorio e soprattutto in nome di quelle che sono le tradizioni che caratterizzano questo territorio. Aver portato la battaglia dello Ius Soli in Parlamento a ridosso delle, del momento elettorale, secondo me, è stato un, um, un errore, un grande errore del centro-sinistra. Invece, lei come la vede, per esempio, il, la questione. Vabbè, il Biotestamento c'è stato. Ma anche eh, ancora... questo fatto comunque al fotofinish della che, legislatura. Avrebbe votato. Io continuo a dire che è, un, um, è una tematica troppo sensibile per essere uh, fatta in un lasso di tempo così in breve questo e sì. parlo esclusivamente del periodo in cui è stato in Parlamento perché poi ci hanno impiegato cinque anni per poter calanderizzare. Ma avrebbe, al di là adesso della, della cosa, solitamente i partiti lasciano anche libertà di coscienza, sì. Forza Italia ha lasciato, ha lasciato, lasciato libertà, libertà di, di cos coscienza, coscienza, coscienza su questo. Lei come avrebbe, come, dire, come si sarebbe mossa, come avrebbe votato, sarebbe stato un problema. Penso anche per esempio alle adozioni omosessuali che è stato un altro grande tema di sulle questa, unioni civili. Sulle unioni Infatti, civili. quella è una battaglia ad esempio che mi vede eh, fortemente convinta. Io eh, faccio una premessa perché mi ha dato la possibilità di parlare delle unioni civili. Eh, sono favorevole alle unioni civili eh, quando si parla di unione civile come acquisizione di diritti quindi è giusto che sia così non, non condivido invece il paragone tra l'unione civile e il matrimonio perché penso che il matrimonio sia quel, eh, sia quel legame che si crea tra un uomo ed una donna Legando... due persone, due persone... Uh, un uomo e una donna che convivono e decidono di sposarsi e civilmente. E acquisiscono dei diritti civili, così come è no, giusto che sì, gli possano acquisire le, due persone sì, che ma sono Ma lei non li, stesso consider, stesso. Non, non li considera. Per una me famiglia. il matrimonio è un. Um, ma non la considera una famiglia quella? Una fa eh, lei mi dice se sono comunque sposati, quindi non conviventi ma sposati ah. civilmente. Sì, perché da quel matrimonio nascono comunque dei figli che avranno il diritto di avere il. Ehm, il cognome perché nascono all'interno di un nucleo familiare questo sì, io Quindi non sarebbe contraria per esempio all'adozione delle coppie sì. omosessuali sì. per votato... le coppie, lo stepchild adoption io sono, eh, non sono assolutamente favorevole perché penso che i figli non si possano eh, barattare non si possano scegliere sono la naturale prosecuzione dell'essere umano quando c'è l'incrocio tra, l'incontro tra un uomo ed una donna e io sono molto legata alle tradizioni, molto legata alla natura, molto legata poi alla mia religione. Andiamo un po' all'altra questione: la salute, la sanità. Ancora troppe persone si devono fare viaggi della speranza, soprattutto dal sud verso il nord, anche se ci sono poi grandi poli di eccellenza anche nel eh, Mezzogiorno. C'è ancora un problema eh, di assistenza territoriale, di, insomma, la salute, il tema della salute. Uh, si è un po' troppo concentrato negli ultimi mesi sui vaccini e poi non ha guardato altro. Su questo, secondo lei, ci sono come dire ehm, eh, interventi da fare soprattutto poi nel rapporto Stato-Regione Esatto perché quando parliamo di salute è giusto ricordare che la competenza è regionale e infatti per questo si è creato questo divario tra regioni virtuose e regioni meno virtuose quindi pensiamo alla regione Lombardia il tema potrebbe avere un interesse nazionale ad esempio nel spending review le famose, i famosi costi standard che come prima cosa dovrebbero riguardare proprio i costi all'interno della sanità facciamo sempre l'esempio della siringa che uh, costa un euro in una regione, 25 centesimi in un'altra. Quindi il, lo Stato è giusto uh, che io sono favorevole al, um, al consentire ai soggetti sempre più vicini al territorio di potersi occupare di quelle che sono le istanze dei cittadini e le necessità dei cittadini. Uh, detto questo è necessario però... Perché tutta l'Italia possa eh, ingranare la marcia per correre più rapidamente, che in tutte le regioni si raggiunga almeno un livellamento dei livelli medi, un livello sì esatto di assistenza che possa garantire un'assistenza giusta in tutti i territori del nostro paese e poi però bisogna garantire anche quelle che sono le eccellenze, quindi centri specializzati che esistono anche da noi, io girando il mio territorio, ne abbiamo insomma San Giovanni Rotondo. Che sicuramente è uno di quei centri eh, in materia di salute all'avanguardia per tutto il territorio. Se fosse eletta in Parlamento, eh, di quale commissione le piacerebbe fare? Cioè di che cosa si vorrebbe occupare? Perché poi eh, eh, i parlamentari un po' sono dei peones, no? sì. eh, Sono si è tanti, insomma. Molti li conoscono solo eh, appunto i territori da cui provengono, però poi ci sono le commissioni in cui eh, si lavora. Lei di che cosa si vorrebbe occupare se fosse eletta legata anche al territorio? Mi fa una domanda bellissima: ah, adesso, le posso adesso raccontare... penseranno che ci siamo messi d'accordo. No. no, mi sono messa d'accordo. <ride> ma perché? Perché le racconto una piccola parte della mia militanza in politica. Io mh, ho seguito in questi anni un parlamentare al quale sono stata molto legata, che è l'Onorevole Donato Bruno, che è stato presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera per eh, due mandati e poi è stato membro della Commissione Affari Costituzionali quando è andato al Senato. E io ho seguito da vicino quella commissione, che è la prima commissione alla Camera, e ho avuto poi l'onore di aver eh, scritta da eh, Donato Bruno, mh, che è venuto a mancare mh, due anni fa, quindi una persona alla quale sono stata particolarmente legata, eh, di aver avuto la... Eh, la prefazione scritta da lui al mio libro che riguarda i beni culturali. Quindi metto insieme le due cose, da una parte il mio cuore eh, in virtù della mia storia per la Commissione Affari Costituzionali che ricordo essere la prima commissione in Parlamento, quindi quella che poi eh, porta il disegno di legge completo in aula. Eh, il vaglio finale è quello costituzionale. Io sono avvocato, quindi amo il diritto, amo le leggi. E dall'altra parte contestualmente la cultura, io sono insegnante, docente all'Accademia di Belle Arti, mi occupo di legislazione del mercato dell'arte e dei beni culturali. E infatti, ad esempio, sulla cultura io ho investito molto in questa campagna elettorale. Una delle prime ehm, cose che ho, ho proposto, di cui mi sono fatta. Mh, che ho proposto al quale ho aderito è il manifesto culturale fatto da, um, dal Culture Action Europe um, dove si richiede ai, parla ai candidati al Parlamento di aderire a questo manifesto per proporre al prossimo governo di aumentare quella quota di bilancio investita perché si investe in cultura dallo 0,3 allo 0,6%. Fare questo significa, come dicevo, investire in cultura. Guardando i dati, Vedo ancora di più come questa attività può essere utile a risolvere problemi del, nella nostra quotidianità, perché le imprese che si occupano di cultura sono in buona parte, in una grande misura, fatte da imprenditrici donne e da imprenditori giovani. Quindi contestualmente, investire in cultura significa aiutare le donne nel poter esprimere le loro potenzialità nel mondo del lavoro e dare più spazio ai giovani. Gliel'ha detto in Confindustria quando è andato questo? Sì, ne, mi pare di aver parlato, io poi sono molto logorroica, <ride> quindi parlo tanto, cerco di dire tutto quello che ho dentro, cerco di raccontarmi al massimo. Senta. A Confindustria è stata una bellissima esperienza dove poi ho avuto la sala tutta per me, eh sì, visto che le, le, le altre non candidate non, sono, non, no. non si sono Scentali, presentate. donna, eh, lo chiedo un po' a tutti, eh, il fatto che eh, è stata una campagna... Eh, ci sono pochissimi manifesti in giro. Sì. I candidati hanno pensato che era inutile sperperare il denaro in questo modo e hanno fatto bene, così la città è rimasta anche più pulita. pulita. Non ce ne voglia, come dire, la, i, le società di pubblicità, ma meglio così. Uh, è stata una campagna elettorale uh, serena, mh, velenosa. Mh, come è, com è andata? Anche perché eravate tutte donne, ad eccezione, io lo cito sempre, di Nanni Spina. <ride> Nell'unico maschietto. Nell'unico uomo. Io... No, ehm, allora la mancanza dei manifesti, secondo me, nasce soprattutto dal dover puntare in quello che è un progetto più ampio. Stiamo votando per le politiche. La persona può fare la differenza per il territorio, però è importante eh, sottolineare l'importanza di quello che è il programma elettorale. Quindi, per quanto riguarda me il programma, programma elettorale del centrodestra. Io mi sento molto rappresentante del centrodestra e successivamente mi auguro di essere anche rappresentante del mio territorio perché quello poi nel momento in cui si viene candidati non si rappresenta più nessun partito ma bisogna come priorità rappresentare la capitanata infatti dico sempre vorrei portare un po' di capitanata con me a Roma e vorrei portare un po' più di Roma eh, in capitanata quando serve quindi la mancanza dei manifesti secondo me nasce soprattutto da questo dal dover eh, focalizzare l'attenzione su quelli che sono i programmi la risposta che una forza politica vuole e deve dare um, al nostro Paese per le prossime elezioni. Um, voler essere protagonisti a tutti i costi questa volta non, uh, non, non, ser la, non serviva, non, se non, non faceva la differenza. No. Secondo no, perché io sono convinta politico. che il voto politico è un voto di cuore, quello che io chiedo sempre, votiamo con il cuore, votiamo con l'amore, forse per questo questa campagna elettorale anche nel mio collegio o perlomeno per quanto riguarda me non è aspra, non è cruda perché la politica uh, deve riportare in auge parole che sono forse un po' è sconosciute. Più, è più lontana dalla gestione insomma e quindi forse è meno... Sì, ma perché meno... ad esempio per quanto mi riguarda io sto puntando su parole che in politica non sempre... Si usano come amore, amore per il proprio territorio, ridare dignità alla un politica. Io sono la... ottimista. Sì, L'altro sì. giorno ho avuto la Spezzati, che era moderata. Le donne qui, insomma, le sto trattando bene, però eh, sono di parte. complicità quelle, tra donne: parte con tutte le candidate donne anche perché. Sinceramente, insomma, ne abbiamo erano, una sensibilità erano anni che ci racconta che non si vedevano tante donne anche appassionate, candidate, devo dire, almeno questo, insomma, almeno questo la legge elettorale ce l'ha ce l'ha. Oh, ma io punto eh, sempre poi sulla qualità delle persone perché essere donne è importante, ma essere donne è capace. Lo scontro più diretto col centrosinistra o col Movimento 5 Stelle? Lo scontro è tra una forza politica, una coalizione unita e coesa, legata da un programma serio, concreto e soprattutto attuabile. Rispetto a tutti gli altri. Noi non, nel nostro programma non sono raccontate delle buone intenzioni, perché io dico sempre che le buone intenzioni si dice che lastricano le vie dell'inferno. Nel nostro programma sono dati dei, eh, degli elementi sui quali si potrà lavorare il giorno dopo che eh, questo eh, dal 5 marzo se dovesse vincere il centrodestra. Rispetto alla nostra concretezza non credo che ci siano rivali e mi auguro che i cittadini italiani capiscano soprattutto questo. Bene, allora era Michaela Di Donna, candidata del centro-destra alla Camera a Foggia. La sua è un'indicazione di Forza Italia, ma come ha detto, lei è candidata come tutti i candidati degli uninominali per la coalizione o nel caso di Liberi Uguali, del Movimento 5 Stelle, di Potere al Popolo, del solo partito che li rappresenta. Grazie ancora per essere stati in dottoressa. nostra compagnia, è stato un piacere. Grazie a voi, mi raccomando continuate a seguirci fino al 4 marzo. Arrivederci.